Amici telesmundiani, bentornati. Se sei un vero telesmundiano, vai a condividere e a vedere tutti i video, dall'inizio fino alla fine. I video che stiamo realizzando in questi giorni in maniera ininterrotta, video di tutti i generi. Vai pure sul secondo canale Telesmundo Plus e vai a vedere pure i video che ci sono caricati nel canale d'emergenza e ti iscrivi. Più che canale d'emergenza è secondo canale dove parliamo di altri argomenti, soprattutto del telesmundianesimo, la nostra religione. Perciò in questo video vi parlo del villaggio King dei telesmundiani. Continuiamo con la saga del villaggio telesmundiano. Ragazzi, se non vi siete visti la prima parte, vedetevela, la metto qui sopra, ma andate sul canale Telesmundo, andate a vedere tutti i video caricati, scrollate, quando vedete il titolo Il villaggio dei King telesmundiani parte 1 ve lo vedete. Questo non ve lo dovete perdere, perché ragazzi farò parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 ininterrottamente. Mi inventerò io delle storie, ragazzi. Per esempio, nella parte 2, in questa qui, ho da aggiungere i nuovi personaggi, che naturalmente se vedete la parte 1 capirete che c'è dentro il villaggio inserito la sicurezza con Pappalardo. Ragazzi, andate a guardare il primo, la parte 1, così capite un po' i vari personaggi che già sto introducendo dentro il villaggio. E adesso il sindaco è l'ingegner Negri, l'ho messo come sindaco, ragazzi. Poi più avanti sto cercando anche qualcuno che si occupa di fumetti o si occupa di animazione animata, perché vorrei fare un cartone animato del villaggio dei King telesmundianani con varie storie inventate da me. Però adesso li proporrò così, raccontate con i video, però poi più avanti, se c'è qualcuno che mi vuole aiutare a creare questa cosa qui simpatica. Allora, la new entry nel villaggio dei King telesmundiani è la Schililò, l'ex poliziotto, non è ex poliziotto, è proprio una poliziotta infiltrata gatekeeper, però vale, la inseriamo pure nel nostro, diciamo, cartone animato del villaggio dei King telesmundiani, la inseriamo come persona che sta lottando contro il sistema. E naturalmente, che cosa gli posso fare io da capo king di tutto il villaggio? Ragazzi, la vado a inserire come responsabile sicurezza, dato che ha lavorato come poliziotto, responsabile sicurezza della mia villa. Dai, Schililò. Cioè, nella villa ho inserito a Eleonora Fani, che fa la tata, cioè cucina, fa cose. A te ti inserisco come responsabile generale di controllarmi tutti i lavori, che naturalmente dalla sicurezza, le telecamere, le cose, eccetera, fino che poi, ragazzi, metterò poche telecamere nel villaggio. Ragazzi, saremo all'antica con le tecniche antiche, perché alla fine, ragazzi, a me che cazzo mi frega delle camere, io sono un super king, e poi con Pappalardo, che è un grande investigatore, ragazzi, quello là tipo subito fa fare le indagini e scopre tutto. Ragazzi, allora, no, comunque, a parte delle camere o no, sì, la Schililò sarà responsabile di tutto il villaggio, sì, di tutto il villaggio no, scusate, della mia villa, che poi ci sarà un grande terreno che c'è, come agricoltore ho inserito a Francesco Carbone. E a Francesco Carbone gli do un nuovo compagno di lavoro, Francesco Toscano. Ragazzi, Toscano Divisione TV è perfetto, tutte e due fanno una coppiata vincente. Li metto lì nel terreno, tra una battuta e l'altra, tra un golpe dell'89 e una parlata di politica alla calabrese di Francesco Toscano, parlano e lavorano e zappano la terra e portano avanti l'orto. Avete capito, ragazzi? Francesco Toscano finalmente hai l'onore di stare nel nostro villaggio telesmundiano. Poi condividete il video a Toscano, ragazzi. Poi la new entry dentro la villa, ragazzi, la mia villa, che è giustamente dentro tutto il villaggio, è di Puzzer, ragazzi, Puzzis, che devo andare a fare la spesa. Allora, Puzzis, che vabbè, sto qui, poi faccio il giro dall'altra parte. Puzzis, che ruolo potrà avere? Lo inserirò pure dentro la mia villa, perché c'è, insieme alla Schililò lo metto, dai, però dentro la villa come responsabile del mantenimento della pulizia, della piscina soprattutto, dato che lui è Puzzis, lavora nei portuali,
pitturare i muri, la facciata, se c'è qualche ritocco magari nelle ringhiere, nelle cose. Soprattutto per pulire la piscina tutti i giorni. Pulizia della piscina, uno che lavora nei porti, ragazzi, è maestro di queste cose. Messo lì nella piscina, responsabile piscina e un po' in generale del mantenimento, fin quando poi non trovo qualcun altro. Se c'è da pitturare inizia lui, poi magari poco a poco. Bravo, bravo Puzzis, ti sei diciamo meritato questo posto. Poi qualcuno dice: Luigi, ma che cosa ne pensi di dove lo andremo a inserire? Allora, Schillerò e già l'abbiamo inserito, a Puzzis l'abbiamo inserito, Toscano l'abbiamo inserito, chi c'era più? C'era qualcun altro che mi sto dimenticando. Però va bene, aspetta, chi c'era? Come si chiama? Garla. Ma è uno che non conosce nessuno. Vabbè, fino ad ora queste qui, chi c'era più? L'avevo scritto e me lo sono dimenticato. Allora, Puzzis, Toscano. Fusaro, ragazzi, gli farò gestire le scuole, naturalmente poi lo indottrinerò io, come ho detto io nel video, gli farò fare il professore, magari forse gli darò anche il compito di direttore della scuola del villaggio. Naturalmente guardatevi il video 1 dove vi spiego la scuola poi che piede prenderà, cioè la scuola sarà trasformata, perché tutti i libri saranno, ragazzi, passeranno alla supervisione King e andranno revisionati e cambiati. E poi c'è Magaldi, uno che si chiama Magaldi, che non lo conosco tantissimo, però in base a come parla, in base a come è, cioè che cosa gli potrei fare? Ragazzi, sto pensando da giorni, dico, ma sto Magaldi, che cosa? Scrivetevelo voi nei commenti, magari nella prossima puntata sceglierò un vostro parere. Magaldi, questo qui io non lo conosco tanto, ogni tanto Zagami lo cita, fatemi sapere, perché voglio sapere dove potrei inserirlo sto Magaldi. Non so, ragazzi, se vi piace l'idea condividete questo video a questi diretti interessati, guardatevi il video 1 e niente, se ci fosse qualcuno che sa fare i cartoni animati sarebbe bello, tipo in fare un cartone animato con le varie storie, per esempio le gag tra Francesco Toscano e Francesco Carbone, che in campagna zappano la terra e parlano del Deep State. Vabbè, ragazzi, non so se ci riuscirò a fare magari questa cosa, però vabbè, a passatempo farò questi video così, che mi invento un po' qualcosa, dai. Arrivederci.